Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Sto mettendo giù i pomodori e allora volevo fare un video che partisse dall'inizio, cioè dalla preparazione del terreno, fino proprio alla messa a dimora della piantina. Quindi adesso vediamo i vari step. Giusto per riassumere, qui ho fatto il circuito idraulico e l'ho diviso così. Il primo ramo va alle fragole, il secondo ramo va ai pomodori, il terzo ramo va invece agli altri ortaggi, cioè meloni, zucchine, quello che deciderò di mettere, e l'ultimo ramo, poi una curva a gomito, e va sulle insalate che già vi avevo fatto vedere nell'altro video. Preparazione del terreno. Vi metto poi in riferimento il link al video nel quale faccio vedere come l'ho preparato in inverno, proprio pensando a questo momento. Il terreno è stato lavorato più volte con motocoltivatore in questi ultimi 2 mesi e nel frattempo ho messo stallatico pellettato, cippato di legna fresca e le deiezioni delle mie galline, oltre alla cenere di legna per il calcio. Io qui sapevo che avrei dovuto mettere i pomodori, quindi ho messo un po' di calcio. Ciononostante faremo un esperimento, su una fila metterò della cenere di legna a piante alterne, quindi voglio vedere poi la differenza. Dicevo, fresato il terreno, ho steso i tubi dell'acqua, sono tubi rigidi e hanno i gocciolatori distanziati di circa 40 cm l'uno dall'altro. Sono autocompensanti, cioè l'acqua esce nella stessa quantità in tutti i fori, a prescindere dalla pressione poi che gli arriva da una parte o dall'altra. Stesi i tubi, fatta la prova idraulica, funziona tutto, sto iniziando a stendere i teli. Ora qui ci saranno le prime 2 file di pomodori, questa è una e qui ne verrà un'altra. Questo è il corridoio centrale, qua verrà un'altra fila di pomodori con la sua gemella qui, questo sarà un corridoio centrale. E qui ci saranno altre 2 file di pomodori, per un totale di circa 100-120 piante. Per la stesura dei teli mi sono avvalso di fil di ferro zincato, piegato a U. Ovviamente questi sassi poi spariranno, mi sono servito soltanto per fermarlo in corso d'opera. I ferri li potete trovare anche su Amazon già piegati, ma onestamente se comprate una matassa di fil di ferro ve le tagliate voi, risparmiate 2 soldi. E quindi adesso andiamo avanti con la stesura dei teli e vi faccio vedere poi le varie fasi. Bene, abbiamo terminato la stesura dei teli, sto preparando le canne, volevo solo dirvi 2 parole sulle canne. Queste sono quelle dell'anno scorso, sono ancora molto belle, quindi farò ancora quest'anno, poi le butterò via. Se non le avete le canne, magari guardate in giro, in campagna sicuramente crescono in modo naturale, danno addirittura fastidio, sono infestanti, quindi magari fate pure un favore se le tagliate o avvisate il proprietario, altrimenti le potete comprare. Sono quelle in plastica, ma onestamente le ho provate e non mi piacciono molto, quindi queste qua sono le migliori. Tra pochissimo facciamo i buchi per terra, mettiamo le canne e cominciamo la messa a dimora dei pomodori. Per fare i buchi per le canne semplicemente uso un bastone di ferro. Decina di centimetri e dopo infilo la canna. A questo punto la messa in posa delle canne è abbastanza agevole, poi una volta che si è toccato il fondo si preme un po'. Così via. Abbiamo fatto la prima fila, adesso dobbiamo legare tutte le canne a 2 e 2 incrociate, così. Io le incrocio tutte nella stessa direzione, quindi con quella sinistra davanti a me, le lego con questo laccetto qui, questo è in plastica, si trova in tutti i consorzi, un rotolino del genere costa sui 5 euro e vi basta più o meno per tutta la stagione. E fatta questa operazione
poi passo una canna interna, adesso poi vi faccio vedere, che le lega una all'altra. Non abbiamo finito perché dobbiamo farne ancora i tiranti a destra e a sinistra, perché qui tira vento. Poi sovraimpressione vi scrivo la distanza tra le piantine. Per legare le canne è molto semplice, se vi interessa avevo fatto proprio un video l'anno scorso, sempre con questo laccetto, 2-3 giri. Più o meno ha un'altezza simile per tutte le canne, come vi dicevo, perché qui in mezzo poi ci andrà un bastone che le terrà tutte alla stessa distanza. Ho terminato di posizionare tutte le canne, ho fatto tre file e qui ho messo il palo controvento. Il mio vento soffia sempre da quella parte, quindi se non mettessi questo palo qui, col peso dei pomodori mi butterebbe giù tutte le canne. Mi è già successo, quindi col tempo ho imparato, ho capito un po' la conformazione del terreno, ho capito da dove arriva il vento e quindi sono corso ai ripari, e con questo sistema ho risolto. Qui semplicemente ho messo del nastro per far vedere poi che c'è il fil di ferro per non passarci attraverso. Ho fatto un esperimento quest'anno, qui ho fatto un canneto più serrato, ci sono andate 40 canne a 30 cm circa una dall'altra, qui invece ce ne sono andate 28 a 60 cm una dall'altra. Sotto ho il tubo di irrigazione con gli ugelli a 30 cm, quindi tra una pianta e l'altra, qui ad esempio qui, metterò delle piante di basilico, così avrò una consociazione perfetta, perché il basilico va molto bene per i pomodori. Qui invece solo in alcuni punti metterò il basilico, quindi ho voluto provare questo nuovo setup perché qualcuno di voi me l'ha consigliato, io lo ringrazio per i consigli, quindi voglio metterlo alla prova. Ora, finito questo, cominciamo a mettere giù i pomodori e vediamo le operazioni da fare appena messe giù le piantine. A questo punto le operazioni sono molto semplici. Qui ho il tubo col suo irrigatore, la piantina va messa all'esterno ovviamente, quindi taglio un pochino col piantabulbi, faccio la sua sede, questa terra la tengo perché mi servirà dopo. Ecco, ho fatto un buco di circa 7-8 cm circa, più o meno. Questa è una delle piantine che ho cresciuto io dai semi, e sono partito verso fine gennaio, se non ricordo male. Dovrebbe essere un Rio Grande, dovrebbe, perché poi col tempo. Manciata di stallatico pellettato, un po' di terra sopra per non far toccare le radici. Prendiamo la piantina delicatamente. Ecco, guardate che bella, smuoviamo leggermente il panetto di terra e lo infiliamo dentro. Ora, se avessi fatto il foso un po' più profondo avrei dovuto usare un po' di più di questa terra di risulta, ma così non è, quindi... così. Una manciata di stallatico pellettato, poi iniziamo l'operazione di legatura. Per legare io lascio molto molto spazio perché la pianta crescerà anche in larghezza, quindi mi serve solo per tenerla dritta in questo caso. Ecco qui. Questa non ha operazioni di sfeminellatura da fare, lo vedremo in una prossima piantina.
prima di metterla a dimora vi voglio far vedere le operazioni da fare su questa. Se voi vedete, qui ha due foglioline verso la base che noi dovremo togliere, e anche questa, e qui ha uno dei getti ascellari, ce n'è uno qui e uno qua. Questi anche vanno tolti, eliminati subito e periodicamente, perché se crescono danno origine a una nuova piantina che porta via linfa vitale alla pianta principale. Quelli poi invece, se si vuole duplicare la pianta, basta farle crescere. Quando arriva a un'altezza di circa 20 cm si possono staccare, mettere in acqua per qualche giorno, c'è un video che avevo fatto, e loro rigettano, fanno le radici e si possono ripiantare, ed sono praticamente un clone della pianta madre. Questa, che è un panetto di terra molto grande, allargo un po' il foro sia in larghezza che in profondità. Più o meno ci siamo. Ecco qua. Perfetto. Manciata di stallatico. Allora, su questa, ma lo vedremo su un altro video, piante dispari, farò un esperimento. Metterò una mezzo cucchiaio di cenere di legna, che è ricca di calcio. Quindi adesso guardate solo l'operazione, e poi però ne parleremo più avanti, fra un paio di mesi, vediamo i risultati sulle piante dispari. Allora, come vi dicevo, adesso togliamo le foglioline, quelle in basso, questa anche. L'idea è quella di non far toccare le foglie per terra, così si evitano molte malattie fungine. Togliamo subito i piccoli getti ascellari o femminelle. E la lego, sempre tenendomi molto largo dal tronco, così ci passa un dito ancora dentro. Perfetto. Un po' di stallatico. Benissimo. Bene, vado avanti. Ah, questa che è particolarmente grande, possiamo legarla anche in due posti diversi. Per i primi giorni, per le prime 24-48 ore in realtà, tenderanno ad afflosciarsi un po'. Quindi non vi preoccupate, poi basta dargli un po' di acqua e loro nel giro di 48 ore si riprendono. Così. Io tra un po' accenderò l'impianto a goccia e gli darò l'acqua di cui hanno bisogno. Vado avanti, mano a mano che trovo cose nuove da dirvi, ritorno sul discorso delle piantine. Vi mostro nuovamente il getto ascellare da rimuovere, perché nell'altra spezzone di video mi sa che non si è visto bene. Guardate. Vedete? È questo rametto che nasce in mezzo alla biforcazione dei due rami. Questo bisogna rimuoverlo. Generalmente nascono da qui e da qui. Qui. Vi metto poi in descrizione il video dove facevo vedere i getti ascellari più grandi da rimuovere, come si rimuovevano con le dita, è più semplice. Questi sono piccoli, questi li possiamo togliere così, proprio con un gesto di dita. Quelli più grandi invece, se sono troppo grossi, bisogna usare una lametta o un coltellino per rimuoverli. Mi è capitato tra le mani questo vaso, quindi volevo farvi vedere. Qua ci sono quattro piante molto attaccate, soprattutto due a due, quindi adesso dobbiamo separarle delicatamente e fare proprio quattro trapianti diversi. Tanto le dividiamo. Ok,
Poi è importante cercare di separare ma non rompere le radici, quindi bisogna proprio muoversi come se si avessero le uova tra le mani, insomma. Guarda, queste sono proprio attaccate. Piano piano, senza fare forza, qualcuna si romperà, ma ecco, rompere dei nodi, vedete? Ecco, più radici teniamo, meglio è. Ora usiamo un po' della sua terra, prima lo stallatico. Qui ci serve molta terra. Se avessimo il suo terriccio sarebbe meglio. Ce ne prendiamo un po'. Questa soffrirà un po' più delle altre, quindi ci metterà un po' di più a riprendersi. Ma se l'operazione l'abbiamo fatta bene, non ci dovrebbero essere problemi. Nel giro di qualche giorno si dovrebbe riprendere. Anche qui togliamo la fogliolina, il rametto che c'è alla base. Questa getti ascellari non ne ha. Ne approfitto per fare una considerazione sui teli. So che non piacciono a tutti perché ho letto un po' sui vari gruppi. Io ammiro veramente molto, ma veramente tantissimo, quelli che non li usano, che tengono l'orto pulito, senza erbacce, senza infestanti. Io quando mi capita di vedere un orto del genere mi fermo perché è un'opera d'arte. Però purtroppo, se come me voi lavorate, avete i vostri tempi, i vostri ritmi e non sempre si può dedicare tante ore all'orto. Questa è l'unica soluzione se si vuole tenere pulito, se no si passano le giornate a togliere l'erba e non tutti se lo possono permettere. Quindi se avete la stessa esigenza mia, lo stesso problema, che lavorate o fate una pacciamatura spessa con la paglia, ma alla fine costa anche quella, o usate i teli. E se dovete usare i teli, vi consiglio di usare questi qua, che durano. Questo è già il secondo o terzo anno che ce li ho. Sono permeabili, la pioggia li attraversa, quindi comunque il terreno rimane bagnato. E sono veramente utili contro le infestanti, perché le radici poi col tempo si bruciano e l'orto rimane molto più pulito. Vado avanti! Allora qui, che c'è molto spazio, ho il gocciolatore a questa altezza qui, quindi mi sposto un attimino e li metto una piantina di basilico. Questo vedete ha fatto intanto la piega, bisogna aprirlo, ecco qua. Non vado giù molto perché tanto la piantina è piccolina. Queste purtroppo le ho dovute acquistare perché le mie ancora sono molto indietro. Non che queste siano enormi, ma sono più avanti delle mie, quindi così.
Perfetto, che profumo ragazzi, che profumo di basilico. La mozzarella, due pomodori, un po' di basilico, abbiamo fatto una caprese spettacolare. Dai, vado avanti e vediamo anche quest'anno questo esperimento come va. Ora, a partire da questa fase, lo stress del trapianto è visibile, può anche far preoccupare chi magari è alle prime armi. Vedete come si sono afflosciate le piantine, guardate quella. Quella addirittura è quasi morta. Non vi dovete preoccupare perché adesso bisogna dargli da bere, insomma, bisogna innaffiare. Io ho acceso il goccia a goccia, però come prima innaffiatura vado anche con la pompa alla radice della piantina. Ecco, da questo momento in poi è importante non bagnare le foglie. Le foglie non vanno mai bagnate. Do un po' d'acqua. Ora rimarranno così mosce per qualche ora, poi non vi dovete preoccupare, se le operazioni sono state fatte bene, se la piantina è sana, si riprende nel giro di 24-48 ore, anche prima. L'operazione da fare dopo questa dell'innaffiatura manuale, una volta che si saranno riprese tutte, sarà quella di fare, almeno io faccio così, faccio uno dei primi due, massimo tre trattamenti con coltile bordolese fino alla radice. Questo mi serve per cominciare a tenere lontani i funghi, le patologie fungine. Non esagero mai con la coltiglia bordolese, faccio sempre la dose minima, la faccio al trapianto, la faccio magari dopo una quindicina di giorni e poi forse quando le piante sono adulte, ma non in fiore. Ci sono anche altri metodi che quest'anno studierò, molto più biologici, però nel frattempo vado avanti così. Poi voi, se ne conoscete altri, fate benissimo a evitare la poltiglia bordolese, che comunque, ricordo, è ammessa in agricoltura biologica. Eccoci qui, sono passate meno di 24 ore dal trapianto, diamo un'occhiata, sono riprese quasi tutte, purtroppo ho avuto qualche perdita, ma veramente in modo ridotto, ne ho una lì che vi ho fatto vedere, e questa che purtroppo si è rotto il gambo e quindi è da rifare perché sta per morire. Qui ho già messo a dimora il basilico. Ne ho ancora e lo farò, queste sono le file, quelle più distanziate. Ha smesso di piovere da circa 24 ore, le piantine si sono riprese, adesso è il momento di fare il trattamento con la poltiglia bordolese. Come vi dicevo poco fa, questa è ammessa in agricoltura biologica, a base di rame, e serve per prevenire la peronospora e le malattie fungine in generale. Io, come vi dicevo, faccio due, massimo tre trattamenti, di più non ne faccio. La carenza in questo momento non mi interessa, perché tanto sono ancora piccole le piantine. Poi vi scrivo in sovrimpressione i tempi di carenza. Per 2 litri 20 grammi, qui c'è 10 grammi litro, uso uno spruzzino piccolino perché tanto con 2 litri mi avanzerà anche il prodotto, è inutile buttarlo via. Quello che avanza poi, mi raccomando, non lo buttate nel terreno perché in grosse concentrazioni non gli fa bene, pur sempre rame, quindi negli ultimi tempi si stanno cercando dei prodotti alternativi e io pure, adesso quest'anno vedremo cosa riesco a trovare. Andiamo a metterlo sui pomodori, vi faccio vedere il trattamento come viene fatto. La poltiglia bordolese è semplice da mettere, la irrorò sulla pianta, cerco di andare fino al fondo, fino al terreno. Ora, per esigenze di riprese, lo sto facendo di mattina, non va bene, quindi ne faccio due o tre piante, giusto per farvi vedere. Questo lavoro va fatto la sera all'imbrunire, o comunque col cielo coperto. E naturalmente, fatto il trattamento, se dovesse piovere nel giro di qualche ora è da rifare, perché questo poi viene dilavato dall'acqua. Quindi, come vedete, non è nulla di
di particolarmente difficile. Questo serve per tenere sin da subito lontane le malattie fungine, soprattutto all'inizio. Ecco, questa era quella che aveva sofferto un po', la dovrò cambiare. Ecco qua, e via così. Sono ancora in attesa che mi crescano le altre piantine, quindi fra una settimana, 10 giorni al massimo, metterò a dimora le altre 60-70 piantine. Poi, per non buttare via nulla, perché non mi piace, o le scambio, o le regalo, o quelle che mi avanzano, farò altre canne altrove, senza troppa cura. Queste sono quelle invece che mi servono per fare poi la conserva. Bene, in questo video ho cercato di racchiudere un po' le operazioni proprio principali per la messa a dimora e la cura dei pomodori, dal terreno alle canne, all'irrigazione a goccia. Ho fatto vedere un attimino le trapiantano le piantine, come si legano, come si sfeminellano, cioè come si tolgono i getti ascellari. Ecco, quindi ho cercato di dare un po' un'infarinatura, ecco, di massima di quelle che sono le operazioni per mettere a dimora i pomodori. Io li faccio così, come dico sempre, non è il metodo sicuramente definitivo, ci sono persone che usano altri metodi, tutti altrettanto validi, a partire proprio dalla disposizione delle canne. C'è addirittura chi non le usa i fili per poi attorcigliare la pianta. Molto interessante quel metodo lì, dovrò provarlo. Sicuramente efficiente come metodo. Bene, spero di esservi stato utile in questo video, un po' lungo, mi dispiace. Per quello che so, se avete bisogno di qualche delucidazione, scrivete pure qui nei commenti, io rispondo a tutti. Se vi è piaciuto il video e volete condividerlo, ve ne sono grato, mi aiutate a far crescere il canale. Qui è tutto dal mio orto, vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.